Bella gente, benvenuti al mio canale. Oggi faremo degli esercizi per il nostro viso, per mantenere il viso bello tonico e tonificare i muscoli sul nostro viso, per togliere tutte le rughette di espressione. Andiamo con gli esercizi. Sono sette esercizi. Cominciamo. Il primo esercizio è quello di far girare la lingua in una maniera circolare, prima da una parte, poi dall'altra, 10 volte. Come vedete, facciamo il senso contrario. È faticoso dopo un po', però noterete tanto i benefici di questi esercizi. Il secondo esercizio è tentare di succhiare le labbra. Dovete farlo ovviamente anche questo 10 volte, cercando di tirare il più possibile, perché questo qua aiuta a tonificare i zigomi e rialzarli. Il terzo esercizio ha bisogno di tanta concentrazione, anche questo viene fatto 10 volte, sia da una parte che dall'altra. Sentite tirare anche il collo. Invece questo qua è un massaggio, una maniera circolare, cercare di schiacciare ma non troppo forte. All'inizio al lato del mento, secondo al livello delle labbra e il terzo sotto il naso, sotto i zigomi. Prima da una parte, poi dall'altra, anche questo 10 volte a ogni punto. Il quinto esercizio aiuta tantissimo anche il collo. Cercate di tirare più che potete. Sia da una parte che dall'altra. Il quinto esercizio, fare dei movimenti circolari su una guancia e poi sull'altra 10 volte. Il settimo esercizio è un sorriso forzato. Migliora tantissimo, soprattutto il rialzo dei zigomi, togliere via le rughette all'intorno delle labbra e tonificare quasi tutti i muscoli del viso. È faticoso, abbastanza faticoso. Dopo questi esercizi sentirete la pelle molto calda. E invece questo qua è un extra, questo esercizio lo faccio tutti i giorni. Ovviamente sono dei pugni sotto i zigomi, ma non forte perché sennò vi lasciate dei lividi. Tutti questi massaggi, questi esercizi ovviamente sono tutti
giapponesi. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Mi raccomando, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti, alla prossima!